Signore e signori, buongiorno. Siete collegati con il campo di Via Ungaretti a Saronno, dove si stanno incontrando le squadre di Saronno e Lodi per la partita, quinta partita dell'Intergirone di Serie C. Siamo nella parte alta dell'ottavo inning, la penultima ripresa. Il punteggio è di 6-1 per i locali, per gli amaretti. La situazione in questo momento è di 2 eliminati e un uomo in prima per il Lodi. Sul monte di lancio del Saronno c'è Daniele Moltrasio a ricevere Jacopo Zoni, Girola in prima, Abreu in seconda, Radice in terza e Cavaliere interbase. Battuta alta in territorio foul. Peccato, il prima base correndo all'indietro ha cercato di fare l'eliminata al volo. Niente da fare, battuta non valida, il giocatore torna in prima base. Nel box di battuta abbiamo il numero 13, Ruiz Smerlin, l'esterno centro del Lodi. La situazione è di un strike, zero ball. Partita nervosa che ha vissuto degli episodi piuttosto convulsi. È ball il lancio di Moltrasio, quindi un ball, uno strike a casa per Ruiz. L'arbitro di casa base è il signor Vimercati. Prova a battere Ruiz, ma la palla schizza alle spalle oltre la rete, quindi in territorio foul. È il secondo strike. Un ball, due strike a suo carico. Sempre uomo in prima e due eliminati per Lodi. Ricordo che il punteggio è di 6-1 per il Saronno in questo momento. Prova la curva ma rimane alta, una spezza tardi ed è il secondo ball. Due ball, due strike. Dicevamo partita nervosa, c'è stata un'eliminazione in prima con un'entrataccia del seconda base del Lodi. Il giocatore del Saronno ha risposto per le rime, entrambi espulsi. Basso il lancio di Moltrasio, è il terzo ball. Conto pieno. Il giocatore del Saronno non avrebbe dovuto esprimersi come ha fatto, ma sinceramente l'entrata del giocatore del Lodi era più da football americano che da baseball. Vediamo il lancio di Moltrasio, decisivo. E gira a vuoto il numero 13, Ruiz. Strikeout, terzo eliminato. E si conclude così la prima parte della penultima ripresa, l'ottavo inning. Per chi non fosse pratico del baseball, il gioco è suddiviso in 9 riprese chiamate inning. Durante un inning le due squadre si alternano, una volta in difesa, una volta in attacco. Questa alternanza va avanti fino alla nona ripresa, a meno che non ci sia il pareggio. Nel baseball il pareggio non esiste e quindi si va avanti fino a quando una delle due chiude l'inning in vantaggio. Non esiste neanche golden point, silver point, va giocato un intero inning e vince la squadra che chiude in vantaggio. Quest'anno in Major League in America ci sono state numerose partite finite addirittura a 18 inning, come giocarne due di partite regolari, perché il punteggio si manteneva sulla parità. Come vedete, i giocatori del Lodi in maglia gialla, che prima erano in battuta, hanno preso posto in campo. I 9 giocatori sono il lanciatore, il ricevitore, prima base, seconda base, terza base, interbase e i 3 esterni, esterno sinistro, esterno centro, esterno destro. I giocatori del Saronno che prima erano schierati in campo adesso andranno uno alla volta alla battuta secondo un ordine di battuta ben preciso
Il primo a presentarsi nel box di battuta per il Saronno sarà il numero 88, Giacomo Vandi, esterno sinistro. Per lui oggi una valida e poi due eliminazioni. Quindi un bel 1 su 3, che vuol dire un 333 in media battuta. Chi ha media battuta sopra i 300 vuol dire che è un buon battitore. Sopra i 400 è veramente il top. Intanto il lanciatore del Lodi, Ruiz, ha finito i lanci di riscaldamento e l'arbitro sta per chiamare gioco. Pulisce il piatto di casa base. Il piatto di casa base è fondamentale per l'arbitro perché serve per giudicare l'area dello strike. L'area dello strike è un'area immaginaria, larga sempre quanto il piatto di casa base, e l'altezza varia a seconda del giocatore in battuta, perché va da sotto le ascelle, un po' sotto le ascelle, a appena appena filo sotto le ginocchia. Quindi è un rettangolo immaginario, largo sempre uguale e che varia in altezza. Ecco che carica, va in caricamento Ruiz e lancia il primo strike. Vandi lo guarda e lo lascia passare. Zero ball, uno strike. Gira la palla Vandi, ma la gira a vuoto e incassa il secondo strike. Zero ball, due strike, 0-2 il conteggio su Vandi. Per eliminare un battitore bisogna che vengano lanciati tre strike senza che siano battuti. Palla, lancio decisamente brutto che finisce alle spalle del battitore, quindi ben fuori dell'area dello strike. Questo è un ball. Se il lanciatore lancia 4 ball prima di aver lanciato 3 strike, il battitore acquisisce il diritto di andare in prima senza essere eliminato. Il tentativo di battuta di qualsiasi tipo di lancio senza successo equivale ad uno strike. Gira la palla Vandi, colpisce la palla, la sprizza. È un foul, quindi una battuta non valida. Quando si hanno già due strike a carico, la battuta foul non conta come terzo strike. Quindi non sei eliminato, ma mantieni il diritto di stare nel box di battuta. Quindi un ball e sempre due strike a carico di Vandi. Vediamo cosa ha in serbo Ruiz. Battuta secca sul terza base che non riesce a giocare la palla. Raccoglie la palla all'interbase, ma Vandi arriva salvo in prima. E data la velocità e la repentinità della battuta, è lecito pensare che il classificatore abbia dato una valida, non tanto un errore, perché era veramente difficile da giocare. Nel box di battuta prende posto il ricevitore capitano degli Amaretti, Jacopo Zoni, numero 31. Quindi nessuno eliminato e Vandi in prima base. Chiamata di tempo, l'arbitro sospende il gioco. C'è il megafono. Riprende il gioco, sempre con Zoni nel box di battuta. Palla giudicata bassa dall'arbitro, quindi ball, in quanto Zoni non ha cercato di batterla. L'ha lasciata passare, quindi lancio non buono, un ball, zero strike. È strike il lancio di Ruiz. Jacopo Zoni lo lascia passare, lancio buono, un ball, uno strike a casa.
battuta alle spalle dei difensori. Correndo all'indietro, il terza base riesce a fare l'eliminazione e Vandi rimane in prima base. Nel baseball, quando la palla viene battuta e presa dal difensore prima che tocchi terra, quindi si chiama una presa al volo, il battitore è eliminato. In questo caso il corridore in prima non può staccarsi dal sacchetto prima che la palla sia stata presa. Se lo fa, deve tornare sul sacchetto prima che il giocatore lanci la palla su quella base, e nel caso la palla arrivi prima che lui ritorni sul sacchetto, anche quel giocatore è eliminato per partenza anticipata. Quindi un eliminato. E nel box di battuta c'è cavaliere numero 7, interbase del Saronno. È un ball esterno, il primo lancio su cavaliere, sempre Vandi in prima base. È strike il lancio di Ruiz, cavaliere non lo gira e incassa il lancio valido. Un ball, uno strike a casa. Vediamo cosa ha in serbo Ruiz. Si prepara per la smorzata, cavaliere. Palla molto alta, ampiamente fuori dell'area dello strike. Nulla di fatto. Cavaliere non tenta la battuta, quindi incassa il secondo ball, due ball, uno strike. Avete visto come la difesa, pensando a una battuta smorzata, si sia chiusa per andare a prendere l'eventuale bunt. Questo è il nome tecnico nel baseball della smorzata. È una battuta molto corta, praticamente si smorza la palla fa pochi metri. Palla bassa esterna. Cavaliere non la gira e incassa il terzo ball. Il conteggio adesso è di 3 ball, 1 strike a favore di Cavaliere. Dovesse tirare un altro ball, acquisisce il diritto di andare in base. Conquista la cosiddetta base ball. E così è, il lancio è basso interno, quarto ball, e come vedete Cavaliere raggiunge la prima base senza possibilità di essere eliminato, e ovviamente Vandi, che dalla prima va in seconda, anche lui senza possibilità di essere eliminato. Quindi adesso abbiamo la situazione di un eliminato e due giocatori, un giocatore in prima e un giocatore in seconda. Quando un giocatore arriva in seconda si dice è già in posizione punto, perché da lì è facile che possa arrivare a casa il punto su una bella battuta lunga. Battuta, lancio alto esterno su Girola, numero 24, è il numero 1 del line-up saronese di oggi, gioca in prima base, Luca Girola. È un ball, i giocatori in prima e seconda sono obbligati a correre in caso di battuta. Palla che passa dietro la schiena di Girola, quindi ball, due ball a casa. Dicevamo, l'uomo in prima e l'uomo in seconda, in caso di battuta a terra, sono obbligati a correre, in quanto non si può stare in due sullo stesso sacchetto, quindi nel momento in cui la palla entra in gioco devono ovviamente liberare la base. Solo in caso di battuta al volo devono aspettare sul sacchetto prima di staccarsi. È strike il lancio di Ruiz, la lascia passare Girola. Due ball, uno strike a casa, il conto. Vediamo se Girola riesce a far avanzare i corridori sulle basi, a spremere un po' il gioco. Decide di battere una palla interna, batte ma batte in foul, molto in anticipo. Essendo meno di due strike, la battuta foul vale come strike. E infatti il conteggio da 2-1 passa a 2 ball, 2 strike. Bravo.
battuta lunga al centro, bella valida che spinge a casa sicuramente Vandi. Cavaliere tocca in terza e arriva a casa, battuta bellissima in fondo al campo, due punti a casa, un doppio bello pulito, due punti a casa e il punteggio si fissa sull'8-1. In questo momento Girola col suo doppio si è portato in seconda, spingendo a casa sia Vandi sia Cavaliere. Nel box di battuta prende posto Daniele Moltrasio, numero 58, lanciatore del Saronno, che nel settimo inning ha rilevato Diego Monticelli. Strike il primo lancio di Ruiz, lo lascia passare Monticelli, scusate Moltrasio. È esterno questo lancio, lo lascia passare Moltrasio, incassa il primo ball, un ball, uno strike per Daniele Moltrasio. Sempre Luca Girola in seconda base, quindi già in posizione punto. Bassa esterna anche questa palla e incassa il secondo ball. Alta, alto il lancio di Ruiz ed è il terzo ball. Tre ball, uno strike a casa, un eliminato e un uomo in seconda, Luca Girola, il prima base del Saronno. È bassa esterna. La palla picchia terra e ne approfitta Luca Girola per rubare la terza base. Il catcher purtroppo non è riuscito a fermare la palla, gli è schizzata via quel tanto che è bastato a Girola per arrivare in terza senza possibilità di essere eliminato. Chiama a tempo il manager dell'Odi e sale sul monte. Vediamo se è per parlare con il suo lanciatore o se intende invece sostituirlo, visto che sta faticando non poco a trovare l'area strike. Consegna la pallina al suo manager, questo è il gesto che prelude al cambio del lanciatore sul monte. E dicevamo che Daniele Moltrasio ha preso il posto di Diego Monticelli, Diego El Duque Monticelli, storico lanciatore del Saronno. E Diego ha lanciato tutte le prime sette riprese concedendo un solo punto, quindi un'ottima prestazione, ha tenuto a bada le mazze lodigiane, qualche volta ha avuto un paio di cali di concentrazione concedendo forse qualche base ball di troppo, ma prontamente ripresosi, poi ha sempre chiuso gli inning a zero, con l'eccezione del settimo inning dove è entrato un punto, ma a quel punto, avendo già lavorato più che a sufficienza, il manager del Saronno Stefano Lusian ha deciso di non spremere più di tanto il lanciatore saronnese e di mandarlo a riposarsi un po' all'esterno centro, rilevandolo appunto con una delle promesse del vivaio saronnese, Daniele Moltrasio, 20 anni, ottimo lanciatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. Il gioco adesso vede il nuovo lanciatore, il numero 86 Brunoldi, che si sta riscaldando. In genere sono concessi 8 lanci al lanciatore di rilievo quando entra. E la situazione è di 8-1 il punteggio, parte bassa dell'ottavo inning, in prima base
Daniele Moltrasio, in terza base Luca Girola. Quando gli uomini sono in prima e in terza, nel baseball si dice che abbiamo i corridori agli angoli. Quindi corridori agli angoli, e prende posto nel box di battuta Michele Radice, numero 23, terza base del Saronno. L'arbitro chiama gioco, vediamo Brunoldi come si presenta con il suo primo lancio, ed è un ball. Radice lo lascia passare. Sempre situazione di corridore agli angoli, uomo in prima, Moltrasio, uomo in terza, Girola, e Radice nel box di battuta. È alto questo lancio, Brunoldi sembra essere piuttosto giovane, quindi paga anche un po' lo scotto a volte dell'emozione. Prende posto in pedana. È il terzo ball, quindi 3 ball, 0 strike. Vedete il lanciatore prendere posizione. Questa posizione con le spalle in linea con casa base si chiama posizione fissa, ed è la posizione che assume il lanciatore quando ha gli uomini in base. È un quarto ball anche il quarto lancio, quindi base su ball. Radice, come vedete, va in prima e spinge Moltrasio in seconda. Prende posto nel box di battuta Davide Petrillo. Davide Petrillo è l'esterno destro, ha rilevato Oscar Ballar, giocatore anche lui cresciuto, Petrillo, nel vivaio saronnese, il numero 16, e incassa il primo ball. Fatica a trovare l'area dello strike il lanciatore lodigiano Brunoldi. Basi piene, tutte occupate. Quando tutte le basi sono occupate si dice che le basi sono piene. Campanile alto, vedete i giocatori che stanno sul sacchetto, presa al volo. Ma siccome l'esterno sinistro era piuttosto avanti nella presa, non ha il giocatore in terza, Luca Girola, ha preferito non fare il cosiddetto pesta e corri. In genere, quando c'è una volata lunga sull'esterno, l'uomo in terza sta fermo sul sacchetto, appena la palla entra nel guanto il suggeritore gli dà il via, quindi si dice che pesta il sacchetto e corre a casa. E quella sarebbe stata una volata di sacrificio. In questo caso purtroppo è semplicemente una presa al volo, un eliminato, nessun punto a casa. Ecco, Abreu batte secco sul terza base, che prende la palla. Essendo obbligata la base, l'eliminazione la si fa toccando semplicemente il sacchetto, avendo il saldo possesso della palla nel guanto. Qualora invece il corridore che arriva in base non è obbligato a correre, cioè in una base dove non è obbligato ad arrivare, l'eliminazione deve avvenire per toccata, quindi il difensore deve prendere la palla nel guanto e poi con la palla nel guanto toccare il giocatore prima che questo tocchi il sacchetto. Nel caso invece, come avete visto, della base obbligata, quindi il giocatore in arrivo era obbligato a correre su quella base, non aveva scelta, il difensore deve semplicemente, una volta avuto il possesso della palla, toccare il sacchetto prima che il corridore arrivi a toccarla lui. È stata terza eliminata, purtroppo il line-up saronese ha lasciato 3 uomini sulle basi. Comunque, il punteggio, quando si va all'inizio della nona ripresa, è, diciamo, un rassicurante 8-1. Moltrasio sul monte. Nel caso adesso Moltrasio dovesse fare 3 eliminati senza incassare 7 punti, e nessuno se lo augura ovviamente, la partita si chiuderebbe qui, perché il turno di battuta del Saronno, che gioca in casa, sarebbe inutile chiudendo in vantaggio. Ricordo che nel baseball la squadra di casa non parte in battuta ma parte in difesa.
quindi quando la squadra di casa è schierata in campo siamo nella parte iniziale della ripresa, in questo caso la parte iniziale della nona ripresa, del nono inning, come si chiamano le riprese nel baseball. Qualora invece fosse stato il Lodi in vantaggio e si chiude l'inning, il Saronno andrebbe in battuta per cercare di fare i punti, eventualmente pareggiare o vincere. Ma in questo caso, se Moltrasio fa il suo lavoro come si deve, fa tre eliminazioni o comunque prende pochi punti, la partita si chiude qui. È un lancio interno, la lascia passare il numero 3. È il terza base, quello che ha appena fatto l'eliminazione, che ha portato a cambio di campo, Tarchi. Anche questa è una palla interna, Tarchi non la gira e incassa il secondo ball. Due ball, zero strike. E un bello strike sul filo interno. La lascia passare Tarchi, l'arbitro chiama lo strike, quindi due ball, uno strike per Moltrasio su Tarchi, terza base dei lodigiani del Lodi. È una curva, se ne accorge Tarchi, ma gira vuoto la mazza e il conteggio si porta a due strike e due ball. Vediamo cosa ha in animo di tirare Moltrasio, vediamo cosa gli chiama il suo catcher. È una specie di curva che resta molto alta, la gira ugualmente Tarchi ma la gira a vuoto e, come vi dicevo, quando un lancio anche non valido viene girato e non viene preso, vale come strike. Quindi il giocatore del Lodi, Tarchi, è stato eliminato, primo eliminato, prende posto nel box di battuta il numero 20, l'esterno destro Contardi. Ancora due eliminati separano il Saronno da una netta e sonante vittoria sul Lodi. È interna, l'arbitro non chiama, è un ball. Ancora più sonante se si tiene conto che due settimane fa a Lodi il Saronno ha perso 5-4 una partita di Coppa Italia di Serie C. Quindi era tanta la voglia di riscattarsi e lo ha fatto puntualmente. Battuta alta sull'esterno destro, Petrillo si prepara, presa al volo, eliminazione di Contardi, due eliminati, prende posto nel box di battuta il numero 12, De Rosa. Quindi abbiamo due eliminati, punteggio di 8-1, nessun uomo in base per il Lodi. E qualora ci dovesse essere anche la terza eliminazione, termina qui la partita. Si prepara Moltrasio e tira un lancio alto, ma Contardi lo gira, anzi scusate, De Rosa lo gira e primo strike. Curva, spezza al momento giusto, sembrava alta e De Rosa non la gira, la palla attraversa l'area dello strike. Secondo strike, sta facendo un bel lavoro il giovane lanciatore del Saronno, Daniele Moltrasio. Questo è un lancio che l'arbitro vede ball, sinceramente arrivando da destra poteva sembrare uno strike sull'angolo, ma è l'arbitro che decide se il lancio è buono o meno e ha deciso per un ball, quindi un ball, due strike. Prova a battere De Rosa, è una battuta in foul, come vi spiegavo prima, quando hai già due strike la battuta in foul non conta e il conteggio rimane invariato. Un ball, due strike. Eccolo qua, il terzo strike di Moltrasio.
non la gira De Rosa, incassa lo strikeout e il Saronno si rifà prontamente della sconfitta di 15 giorni fa incassata in Coppa Italia a Lodi, battendo il Lodi per 8-1. 8-1 è un punteggio che non lascia scampo, ne è stata netta la superiorità del line-up saronese sia in difesa che in attacco. Peccato alcuni episodi di nervosismo, avremmo preferito che non accadessero, comunque alla fine tutto è rimasto nell'ambito del gioco. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima giocheremo ancora sul diamante di Saronno di via Ungaretti contro il Milano 1946, è l'ultima partita dell'Intergirone, poi inizierà il girone di ritorno che si concluderà il 4 agosto e quindi se vi interessa, se vi appassiona il nostro gioco, se vi ha interessato, stuzzicato, vi aspettiamo settimana prossima, vi aspettiamo numerosi per un'altra partita di bel baseball.